Con la legalità si vince sempre. Questo è il coro intonato dai bambini, ragazzi, docenti e genitori che questa mattina hanno accolto la Carovana Antimafia 2013 alla sua 16ª edizione, giunta a Quarto in provincia di Napoli questa mattina. La carovana era attesa da circa 500 persone, pronte a marciare a seguito del convoglio per confermare un rifiuto corale alla criminalità in ogni sua forma. Presenti in Villa Comunale a sostegno dell'evento le scuole del territorio di ogni ordine e grado, associazioni locali, cittadini e tutto lo staff dirigenziale della squadra antiracket Nuova Quarto Calcio per la legalità. Prima di prendere il via verso lo stadio comunale Giarrusso, i presenti hanno assistito alla posa di una pietra simbolo alla base dell'albero della legalità, piantato nel 2002 dalla stessa carovana. Poi la carovana si è snodata per le vie della città, in 500 uniti contro le mafie, uniti nel marciare dietro a un unico striscione, quello del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Quarto. A sostegno del progetto di legalità che questa squadra sta impersonificando. Quarto sta vivendo una nuova primavera, sta vivendo un momento di grande aspettativa e speranza che vede impegnata molta parte di questa città che, voglio ribadirlo, è costituita prevalentemente di persone per bene, gente che lavora e che va aiutata a liberarsi da quell'oppressione mafiosa di un gruppo di delinquenti che per anni hanno avuto la meglio.